Con 14 voti a favore e 8 contrari è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Sanremo, il bilancio di previsione 2014. Abbiamo ospite il sindaco Alberto Biancheri, ecco, 2 giorni così di discussioni, di analisi. La soluzione la soddisfa questa votazione? Sì, sicuramente mi soddisfa, più che, devo dire, più che un bilancio di previsione, era un preconsuntivo, visto che ormai abbiamo approvato un bilancio di previsione a fine anno. Dunque, in realtà la votazione mi soddisfa anche il discorso che comunque è stato fatto un passaggio importante per noi. Adesso si chiude un capitolo e si apre, voglio dire, un nuovo anno che assolutamente dobbiamo iniziare a incidere con le nostre visioni, la nostra politica. Ecco, prima di guardare al futuro, al presente e al futuro, diciamo però che questo è stato un bilancio abbastanza così anche pesante, ma un bilancio che era stato realizzato in massima parte dalla vecchia amministrazione, l'amministrazione Zoccarato, perché sono momenti duri sotto il profilo dell'economia. Guardiamo al futuro. Cosa preparerà il bilancio 2015 l'amministrazione Biancheri? Ma sicuramente, come diceva lei, in questo bilancio qua del 2014 avevamo tutti i capitoli impegnati, perciò non abbiamo potuto incidere. Sicuramente ci sono voglio dire, delle deleghe come il turismo, come il piano urbanistica, come l'arredo urbano, come tantissime altre che sono secondo me importantissime. A livello turistico, noi, da parte mia, io ho questo sogno, che è quello legato oggi, oltretutto abbiamo la conferenza stampa di Aria Sanremo, è quella di costruire a fianco Aria Sanremo un'accademia della musica. Ecco, secondo me questo è importantissimo per la città, per i giovani, ma soprattutto per Sanremo. Anche perché sarebbe ora, visto che Sanremo è la patria della canzone italiana, ha questo Certo. festival che ha lanciato Sanremo a Certo. livello internazionale, perché Sanremo è Certo. conosciuto per il festival, dopo oltre mezzo secolo, non avere Certo. niente di positivo, sotto il profilo della canzone è veramente tragico. E sull'aspetto urbanistico, secondo me è importante riportare questo PUC in Consiglio Comunale il prima possibile. Io credo che prima dell'estate noi saremo pronti a portare il PUC in Consiglio Comunale. Sicuramente partiamo dal lavoro che è stato fatto, daremo anche noi la nostra visione all'interno di questo importante documento e nei prossimi mesi porteremo in Consiglio Comunale il triennale dove decideremo le opere, quali sono le nostre visioni delle opere nei prossimi 3 anni. Poi ci sono tantissime altre cose da parlare, ma credo che il tempo sia... Purtroppo il tempo è limitatissimo Sì. perché vola, i 6 minuti Certo. volano. Voi avete 2 milioni di euro da investire entro il 31 Sì. dicembre. Se non partono questi cantieri, questi soldi sono a rischio. Sì. Ecco, dove toccheranno questi Allora, soldi? arrivano queste risorse grazie, voglio dire, dal patto verticale. Dovrebbero arrivare nei prossimi giorni la conferma. Noi abbiamo già iniziato insieme ai dirigenti, perché qua non si tratta solo di una visione politica, ma anche di una visione tecnica, perché come ricordava, entro il 31 dicembre dobbiamo investire queste risorse. Allora, abbiamo deciso, nei prossimi giorni ci sarà ancora un'ulteriore riunione di maggioranza, abbiamo deciso di investirli. Uno, rischi idrogeologici, abbiamo visto cosa sta Certo, succedendo a intorno a Genova, in noi, tutta Italia, Basso pulizia Piemonte, torrenti, Emilia, certo. rattoppi, chiamiamole così, o manutenzione ordinaria delle fognature, perché purtroppo rifacimento delle fognature non riusciamo a farle entro fine dicembre, però tutto quello che posso per mettere in sicurezza, sapendo l'importanza che abbiamo per la stagione turistica e non solo, dobbiamo assolutamente agire su queste cose. Le scuole, mi diceva anche, Poi la impianti, sicurezza delle scuole. sicuramente andremo a agire sulla sicurezza delle scuole, anche degli edifici pubblici, sullo sport, manutenzione strade e quant'altro. Queste saranno. Ecco, lei ieri proprio è data la notizia che ha scritto a Renzi di dire al Presidente del Consiglio: noi abbiamo quasi 40 milioni che non possiamo utilizzare per i patti di stabilità, però io non ci sto. Io devo fare tante opere per il Comune di Sanremo, per rilanciare, per rendere sempre più vivibile la nostra città. Io voglio che questi soldi vengano impiegati. Ma è un discorso che innanzitutto vorrei ricordare che abbiamo iniziato il Consiglio Comunale ricordando la popolazione di Genova e non solo, perché anche in Certo. altre zone d'Italia. Ecco, di fronte a delle situazioni così tragiche, i comuni virtuosi che hanno delle risorse a disposizione, io trovo che sia incomprensibile che lo Stato, l'Europa, non ci diano la possibilità di investire nella messa in sicurezza e soprattutto nei rischi idrogeologici, cioè di darci la possibilità di poter investire di qua a un anno tutto quello che sono i nostri torrenti, fognature, l'ambiente, il territorio, messa in sicurezza. Abbiamo le risorse, dateci la possibilità di investire in questi settori perché sono strategici e poi alla fine, oltre la tragedia umana di quello che succede, c'è anche un aspetto, voglio dire, di costi da parte del governo che comunque poi devono essere ridati. Certo, la sicurezza al primo posto, quindi evitare possibili disastri, anche così persone ferite, addirittura dei decessi, e poi
avviare il lavoro, perché anche l'occupazione, molte persone, molte famiglie non vanno più avanti proprio perché non c'è più lavoro. Mettendo sul tappeto questi 20 milioni, mettiamo 20 milioni dei 40, si aprono cantieri, si mette in sicurezza la città e si apre al lavoro. Questo è importante. Basterebbero già noi 5 milioni di euro, ci sono la possibilità di svincolarci 5 milioni di euro, con 5 milioni di euro che abbiamo a disposizione si riuscirebbero già a fare tantissime cose in queste cose che sta dicendo. Il lavoro ovviamente è un tema importantissimo, è un tema che stiamo ribattendo anche in questi giorni e che poi sicuramente ci torneremo, ma io credo che oggi le persone che vengono oggi in comune a trovarmi chiedono una cosa solo, che è lavoro, lavoro. Perciò noi come amministrazione tutto quello che dobbiamo fare e che dobbiamo possiamo incidere per portare più lavoro sul territorio è di assoluta importanza. Quindi il prossimo bilancio, che sarà il suo bilancio, il bilancio 2015, sarà così, avrà i riflettori puntati sulla sicurezza della città, sulla sicurezza dei sanremesi, su un rilancio del turismo attraverso il lavoro, attraverso l'apertura dei cantieri, attraverso lo sport e attraverso anche la sicurezza degli impianti scolastici. Questo un po' in sintesi. Io credo di sì, che proprio, sia proprio questo, e soprattutto però dobbiamo darci la possibilità di poterle fare, perché purtroppo, come dicevamo oggi, con queste regole che sono delle regole assurde del patto di stabilità, noi non possiamo investire delle somme ingenti. Dunque, se abbiamo la possibilità di essere svincolati, sicuramente queste saranno le nostre priorità. 30 secondi, il discorso dell'outlet, grandi firme, il Temol. E adesso tutte le organizzazioni sindacali, dalla Confcommercio, dalla Confartigianato, tutti escono fuori dicendo no, basta, perché è uno scandalo. Però in passato hanno permesso questo sfacelo. Noi siamo a Taggia, siamo pieni di supermercati. Dove erano prima queste persone? E se poi Sanremo dice di no, cosa succede? Ma io credo che, io per quello che mi risulta, è Confcommercio al momento che sta giustamente, non voglio entrare nel merito, portando avanti la sua battaglia. Io credo che al di là di essere pro o contro, dobbiamo guardare esattamente quello che un amministratore può fare e poi possibilmente anche incidere sull'aspetto politico. Io al di là di tutto, con tutto il rispetto dei commercianti, credo che prima io sono il sindaco di Sanremo, giustamente sono il sindaco dei commercianti, il sindaco della città di Sanremo. Devo fare tutte le mie valutazioni, ma soprattutto però devo anche rispettare gli atti che sono preceduti prima di noi.